Kai ei penoteos genetito fos kai egenito fos. La luce è una forma di energia che ci permette di vedere forme, colori, dimensioni e caratteristiche di ciò che ci circonda. La luce ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella vita comune, ma anche nell'immaginario collettivo, soprattutto dal punto di vista religioso e mistico. Nell'antica cultura egizia l'irradiarsi della luce accompagna la prima alba cosmica. Nella teologia indiana la divinità creatrice è considerata come un suono primordiale che esplodeva in una miriade di luci, di creature, di armonie. Nella religione ebraico-cristiana la luce segna l'inizio assoluto del creato. Lo studio fisico della luce ha origini antichissime, soprattutto per le sue proprietà singolari e affascinanti. Fin dall'antica Grecia, diverse furono le teorie per spiegare i meccanismi di visione e quindi il fenomeno della luce. È infatti uno di quei problemi su cui l'uomo si interroga dagli albori della civiltà. Due erano le teorie dominanti sulla visione, una basata sull'ipotesi emettitiva, l'altra sull'ipotesi intromissiva. Secondo la prima, supportata da Pitagora, la luce proviene dai nostri stessi occhi, fari dell'anima che esplorano l'ambiente e rendono così possibile la conoscenza. La seconda, invece, cui facevano capo gli atomisti e in particolare Democrito, poneva le sorgenti della luce fuori dall'uomo e l'occhio come punto di arrivo anziché di partenza. Platone sostenne invece una posizione intermedia, ovvero esiste una doppia direzione dell'azione comunicativa del calore che impressiona l'occhio, provocando la visione. Il calore esterno e quello interiore proveniente dal cervello impressionano l'occhio, determinando la percezione. L'ellenismo è quel periodo storico-culturale della storia del mondo antico, cominciato nel 343 dopo la morte di Alessandro Magno e concluso nel 31 a.C. con la battaglia di Azio. L'età alessandrina fu caratterizzata dalla diffusione della civiltà greca nel mondo mediterraneo, euroasiatico e orientale, e quindi la fusione con le rispettive culture. Durante l'età ellenistica ci fu una vera e propria fioritura dal punto di vista culturale. Infatti, le varie dinastie dei regni furono veri e propri sostenitori della cultura, mettendo a disposizione degli intellettuali e scienziati tutto il necessario per le ricerche. Della vita di Euclide si conosce ben poco. Pare che abbia avuto la sua formazione nell'Accademia di Platone e che successivamente, attorno al 300 a.C., si sia trasferito al Museo di Alessandria. Autore anche di opere di ottica e di matematica superiore, ha legato il suo nome al più celebre trattato di geometria dell'antichità, Gli Elementi, che presenta non solo la sintesi dei fondamenti del sapere matematico greco, ma costituirà le basi del sapere matematico fino al XIX secolo. Archimede di Siracusa, vissuto nel III secolo a.C., è uno dei grandi esponenti delle scienze fisico-matematiche del mondo antico. Fece grandi scoperte nel campo della statica, idrostatica, della meccanica razionale, della geometria e dell'algebra. La fama di Archimede è principalmente legata alle scoperte fisiche e all'abilità di progettare macchine. Claudio Tolomeo visse circa nel II secolo d.C. Sull'ellottica Ma, soprattutto, scrisse la massima sintesi del sapere astronomico del mondo antico. La sua opera, chiamata dagli arabi Almagesto, ha imposto il modello geocentrico del mondo fino all'età moderna. Al-Haytham, meglio noto in Occidente come Al-Hazen, visse tra il 965 d.C. e il 1040 d.C. Fu uno scienziato noto per aver tradotto in arabo gli elementi di Euclide e l'Almagesto di Tolomeo.
Nella discussione sul processo della visione si schiera a favore della teoria immissionista, che sosteneva che l'informazione visiva provenisse dall'esterno dell'occhio, al contrario di ciò che teorizzava la teoria emettitiva, ovvero l'esistenza di raggi visivi provenienti dall'occhio. Molti medici arabi fecero riferimento ai suoi studi sull'anatomia oculare per effettuare interventi di cataratta. Si occupò anche della percezione visiva della luce, ovvero di come essa si scompone in colori o come viene riflessa dall'occhio. Per Alhazen la visione ha inizio con la ricezione di forme di colore e di luce, veicolate da raggi provenienti dai corpi stessi che colpiscono il cristallino. Vi possono essere anche errori nella visione, tra cui il fenomeno delle illusioni ottiche, e in seguito a vari esperimenti teorizzò l'esistenza di varie tipologie di luce. Alhazen è noto per aver inventato la camera oscura. Si tratta di una stanza buia in cui la luce entra da uno spiraglio grande quanto una punta di spillo, proiettando sulla parete opposta l'immagine capovolta di ciò che si trova fuori. Più il foro è piccolo e più l'immagine risulta nitida e definita. Tutti gli oggetti appaiono a fuoco a prescindere dalla loro distanza dal foro. Nel Medioevo la scienza non era ancora autonoma. Molti scienziati erano sacerdoti e teologi. Il loro scopo era dare una risposta alle proposte della fede cristiana. Gli scritti di Alhazen vennero tradotti in latino e molti studiosi vi fecero riferimento. In ambito artistico vennero approfondite le teorie sui colori e sulla prospettiva, mentre in ambito tecnico vennero approfonditi gli studi sulle proprietà delle lenti, che costituirono una base fondamentale per la fabbricazione di occhiali e di telescopi. Roberto Grossa Testa, vescovo inglese dell'XI secolo, attribuisce alla luce un ruolo centrale nelle indagini intorno alla natura. Per lui Dio all'inizio creò dal nulla la materia e la luce, che è la forma della materia. Il francescano Ruggero Bacone riprende le ricerche ottiche del maestro Grossa Testa e sviluppa indagini sperimentali sulla propagazione della luce e sulla visione. Bacone sosteneva che l'infusione della grazia si manifestasse attraverso la propagazione della luce. Negli uomini buoni il raggio di luce arriva perpendicolarmente. Negli uomini imperfetti, benché buoni, subisce una deviazione. Negli uomini peccatori la luce viene riflessa. Il peccato è la tenebra, il male è inteso come mancanza di luce. L'astronomo tedesco Giovanni Keplero nacque nel 1571 nel villaggio di Leonberg. Perse il padre all'età di soli 5 anni e fu indirizzato agli studi ecclesiastici, dapprima in un seminario locale e in seguito nella prestigiosa Università di Tubinga. Qui conobbe il matematico Michael Maestlin che, sebbene il piano di studi prevedesse l'insegnamento del sistema tolemaico, fu uno dei primi sostenitori della teoria eliocentrica proposta da Niccolò Copernico. Anche Keplero sostenne da subito la teoria copernicana e mostrò un interesse vivissimo in tale ambito, concentrandosi sul tentativo di dimostrare l'esistenza di una sorta di forza emanata dal Sole in grado di influenzare il moto dei pianeti. L'opera di Keplero fu apprezzata molto dall'astronomo danese Tycho Brahe, da cui in seguito fu assunto come assistente a Praga, e infatti gli successe nel 1601 quando egli morì. Elaborando la gran mole di dati ereditati da Tycho Brahe, nel 1602 Keplero formulò quella che va sotto il nome di seconda legge, anche se in realtà fu scoperta per prima. I pianeti si muovono lungo le loro orbite con moti non uniformi.
Il segmento che unisce il pianeta al Sole definisce aree uguali in tempi uguali e questo implica che i pianeti procedono più velocemente quando più vicini al Sole e viceversa più lentamente quando la distanza aumenta. 3 anni dopo formulò la prima legge, che afferma che le orbite planetarie sono ellittiche e che il Sole occupa uno dei due fuochi. La terza legge fu invece pubblicata nel 1619, nell'opera Harmonices Mundi, che aveva progettato di scrivere sin dal 1599. Il mondo accademico dei suoi tempi non accolse mai con entusiasmo le scoperte di Keplero, sia nel campo dell'astronomia che in quello dell'ottica. Lo scienziato morì miseramente nei pressi di Ratisbona nel 1630 e fu sepolto nel camposanto della chiesa di quella città, ma la tomba venne distrutta. Keplero fu il primo a strutturare razionalmente i fondamenti teorici di un'ottica nuova, che fino a quel momento risultava ancora una disciplina abbastanza confusa e incompresa. Nel 1604 pubblicò la sua prima opera di ottica, il saggio Ad Vitellionem Paralipomena. Qui elaborò la teoria riguardante le lenti, la riflessione, la rifrazione, la costruzione delle immagini e i concetti fondamentali sul meccanismo della visione. A chi vuole una cosa ritrovare, bisogna adoperare la fantasia e giocare di invenzione e indovinare. Questo è il motto di un uomo che nel 1609 decide di guardare il mondo da un altro punto di vista e scopre le stelle. È Galileo Galilei, fisico, filosofo, matematico e astronomo italiano, padre della scienza moderna. È a lui che così devono importanti contributi in dinamica e astronomia, tra cui il perfezionamento del telescopio e l'introduzione del metodo scientifico. Preparai dapprima un tubo di piombo alle estremità attiche ai due lenti, entrambe piane da una parte, dall'altra una convessa e una concava. In seguito preparai uno strumento più esatto, che mostrava gli oggetti più di 60 volte maggiori, e finalmente, non risparmiando fatiche e spese, venne tanto da costruirmi uno strumento così eccellente che gli oggetti visti nel suo mezzo appaiono ingranditi quasi 1000 volte e 30 volte più vicini a chi visse a occhio nudo. Ma lasciate le terrestri, mi volse le speculazioni del cielo, e primamente vidi la luna così vicina come distasse appena 2 raggi terrestri. Il primo esperimento per misurare la velocità della luce fu proposto proprio da Galileo Galilei. La sua idea prevedeva l'aiuto di un suo allievo e di 2 lanterne. Galileo e il suo discepolo si sarebbero dovuti porre su 2 collinette, a una distanza di circa 1 miglio, con le 2 lanterne coperte. Quando Galileo scopriva la sua lanterna, anche l'allievo avrebbe dovuto fare lo stesso. In questo modo si pensava di poter misurare il tempo trascorso tra l'accensione di una lanterna e la visione della luce di risposta e di conseguenza la velocità della luce. Il tentativo però non portò ai risultati sperati. Oggi è ben chiaro che i tempi di reazione degli osservatori erano assai maggiori del tempo di viaggio della luce tra le 2 persone. Infatti è piuttosto evidente che la velocità della luce è una velocità enorme se confrontata con le misure terrestri. Fu proprio il grande fisico e astronomo olandese Ole Romer a chiarire le diverse perplessità sulla velocità della luce. Romer lavorò inizialmente come assistente del matematico Erasmus Bartholin a Copenaghen. Quest'ultimo consentì a Romer di effettuare le misurazioni delle eclissi di Io. Romer, nel 1681 in Danimarca, fu nominato professore di astronomia presso l'Università di Copenaghen. Era un attivo astronomo, sia all'osservatorio dell'università, sia nella propria casa. Come matematico del regno introdusse il primo sistema nazionale per i pesi e le misure in Danimarca il 1 maggio 1683. Re Filippo III di Spagna offrì un premio per un metodo per la determinazione della longitudine di una nave in mare aperto. Galileo propose un metodo per stabilire l'ora e di conseguenza la longitudine, basandosi sui tempi delle eclissi delle lune di Giove. Questo metodo non fu sviluppato in maniera più significativa, in quanto precisi orologi meccanici furono inventati solo nel XVIII secolo. Galileo propose questo metodo al re di Spagna, ma fu giudicato poco pratico per l'inaccuratezza della tabella di Galileo e per la difficoltà di osservare le eclissi da una nave. Dopo aver studiato il problema a Copenaghen, Romer si recò all'osservatorio e nel 1671, dopo diversi mesi e circa 140 eclissi della luna di Giove Io, si accorse che i tempi tra le eclissi, in particolare quella di Io, diventavano più brevi quando la Terra si avvicinava a Giove e più lunghi quando la Terra si allontanava. Quindi, nei periodi in cui Giove era più lontano dalla Terra, si osservava un ritardo nell'inizio delle eclissi rispetto ai periodi in cui Giove era più vicino. René Descartes
Descartes è stato un importante matematico e filosofo francese vissuto tra il 1596 e il 1650. Sulla natura fondamentale della luce, Cartesio pensava che fosse composta da tanti piccoli corpuscoli. Il filosofo francese ha in generale il merito di aver stabilito una distinzione chiara fra gli oggetti e la percezione che si ha di essi. La sua teoria si basa sul fatto che tutte le sensazioni che possiamo provare sono dovute a dei corpuscoli che colpiscono gli organi di senso, che a loro volta inviano informazioni al cervello. Quindi lo stesso doveva valere per la luce, e sulla base di questo modello corpuscolare diede spiegazione di molti fenomeni, fra cui la riflessione, la rifrazione e i colori. Le osservazioni di Cartesio sulla luce si trovano nella maggior parte nell'opera La Dioptrique, ovvero La Diottrica, scritta nel 1637. In essa, esplicativo è l'esempio del cieco, riportato di seguito. Quindi la luce non è altro, nei corpi che si chiamano luminosi, che un certo movimento o un'azione molto pronta e viva che passa verso i nostri occhi per il tramite dell'aria e degli altri corpi trasparenti, allo stesso modo che il movimento e la resistenza dei corpi che incontra il cieco passa verso la sua mano per il tramite del suo bastone. Newton e l'experimentum crucis. L'inglese Isaac Newton, che visse tra il 1642 e il 1727, è uno dei personaggi più importanti della fisica. Il suo nome è associato ad un vastissimo numero di leggi e teorie. Per anni è stato considerato, almeno nei libri di testo scolastici, il primo scienziato dell'età della ragione, un positivista ante litteram. Fu in realtà un personaggio complesso che, come molti studiosi del suo tempo, fra cui Boyle, passò larga parte della sua vita immerso nella ricerca alchemica, non tanto per trovare il modo di trasformare i vili metalli in oro, quanto per accedere a una conoscenza superiore che gli permettesse di avvicinarsi a Dio. Lo scienziato cominciò ad occuparsi dei fenomeni luminosi verso il 1665, quando il dibattito intorno alla natura della luce era assai vivo. Pur essendo naturalmente a conoscenza della teoria dei colori di Cartesio, non ne era soddisfatto, soprattutto perché non spiegava in modo soddisfacente il fenomeno di aberrazione cromatica degli obiettivi del telescopio. Proprio per tentare di risolvere questo problema, Newton progettò e costruì un telescopio a riflessione, che utilizzava uno specchio sferico concavo al posto delle lenti. Definì experimentum crucis l'esperienza sui prismi, descritta dallo studioso nel 1672. La sua relazione, tuttavia, fu criticata, sia perché l'esperimento era difficilmente ripetibile, sia in quanto il suo autore, alla fine della memoria, si era pronunciato, anche se con estrema cautela, a favore della teoria corpuscolare della luce. Quindi, quanti colori si possono distinguere al variare delle lunghezze d'onda? Newton identificò correttamente 7 colori principali, i 7 colori che compaiono anche nell'arcobaleno. Il disegno qui raffigurato è tratto dalla memoria di ottica presentata da Newton. Il raggio luminoso, proveniente dall'orifizio a destra, attraversa la camera oscura e viene quindi fatto convergere, grazie ad una lente, su un prisma. Attraversato quest'ultimo, il raggio si scompone nei diversi colori. Se tramite uno schermo si raccoglie una sola lunghezza d'onda, per esempio quella del rosso, e si fa passare attraverso un nuovo prisma, la luce non si scompone ulteriormente. L'esperimento fu accolto con freddezza da molti studiosi contemporanei, soprattutto perché risultò difficile riprodurlo. Christian Huygens è stato un matematico, fisico e astronomo olandese fra i protagonisti della rivoluzione scientifica. Vissuto nella seconda metà del Seicento, autore di importanti teorie scientifiche di cui alcune sono ancora alla base degli studi moderni. In campo di osservazioni astronomiche, nel 1655, adoperando un telescopio rifrattore di sua produzione, scoprì Titano, la più grande luna di Saturno, e nel suo sistema Saturnum del 1659 teorizzò per primo che il pianeta fosse circondato da un anello gassoso, non a contatto col pianeta inclinato rispetto all'eclittica.
Osserva quindi la nebulosa di Orione, riuscendo a individuarne le singole stelle. In onore delle sue scoperte, la zona più chiara di tale nebulosa venne in seguito denominata proprio regione di Evans. Ma soprattutto è stato il primo nella storia della scienza a propugnare la teoria ondulatoria della luce, distantemente esposta nel suo trattato sulla luce, in lingua francese uscito per la prima volta nel 1678, e supportato da precise dimostrazioni matematiche. Evans aveva infatti notato che le sagome delle ombre proiettate dagli oggetti non erano nitide, e questo lo portò a pensare che la luce si comportasse come le onde si comportano nell'acqua. Tale teoria fu inizialmente scartata in favore della teoria corpuscolare newtoniana, che aveva ottenuto un crescente successo al punto da oscurare il nome del fisico olandese fino al 1801, quando Thomas Young pose fine alla lunga diatriba tra fautori della teoria corpuscolare e sostenitori della teoria ondulatoria, dimostrando una volta per tutte la veridicità della seconda. Nel 1818 Fresnel, recuperati i suoi studi, formulò il principio quindi del proprio nome e quello di Evans, il principio di Evans-Fresnel, il quale afferma che, data una sorgente generante un'onda sferica nello spazio, ogni punto del fronte d'onda primario si comporta come una sorgente secondaria, generando altre onde con le stesse caratteristiche dell'onda primaria, lunghezza d'onda, periodo e velocità, se non vi è un cambio di mezzo. La sorgente di queste onde secondarie genera altri fronti d'onda, detti secondari a loro volta, che a loro volta ne provocano altri propagando l'onda. Nel 1801, il medico e fisico inglese Thomas Young, con l'esperimento della doppia fenditura, descrisse il fenomeno dell'interferenza della luce. Si accorse che nella propagazione della luce si verificano effetti di sovrapposizione tipici delle onde. Questo risultato venne utilizzato da Fresnel per interpretare un altro importante fenomeno che la teoria corpuscolare riusciva solo a spiegare parzialmente, la diffrazione, ovvero le deviazioni dei raggi luminosi non dovute né a riflessione né a rifrazione. Nel 1815 pubblica il suo saggio, dove dà una completa descrizione matematica del fenomeno. William Herschel fu un fisico, astronomo e compositore musicale di origine tedesca che visse tra il XVIII e il XIX secolo. Uno degli obiettivi delle ricerche di Herschel fu quello di verificare quale dei colori dello spettro luminoso veicolasse la maggior quantità di calore. Herschel, dunque, utilizzando il prisma per la rifrazione di Newton e dei termometri con bulbo annerito, non solo verificò che la temperatura aumentava dal violetto al rosso, ma anche che l'incremento continuava oltre il bordo della proiezione del rosso. Grazie all'esperimento di Herschel si scoprì, dunque, l'esistenza di una luce invisibile, la radiazione infrarossa, che non fa parte dello spettro luminoso visibile, ma che è comunque in grado di veicolare energia. In seguito sarebbero stati scoperti anche raggi ultravioletti e le altre tipologie di radiazioni elettromagnetiche. A metà 800 nasce un ramo della fisica e della chimica, la spettroscopia, che studiando gli spettri di emissione o di assorbimento dei corpi permette di capire di cosa sono fatti. I corpi, in generale, possono emettere, assorbire, riflettere o trasmettere la luce. In particolare, gli oggetti che non emettono riflettono le onde che non assorbono, e queste onde riflesse ci restituiscono il colore dell'oggetto stesso. Se si tratta di un metallo, però, esso rifletterà tutte le frequenze del visibile e si comporterà perciò da specchio. Un filamento di tungsteno percorso da corrente, invece, è una nota sorgente luminosa. Perciò, a seconda di come è fatto il materiale che stiamo considerando, la luce che su questo incide o che da esso proviene sarà in generale diversa. La luce ci dà quindi informazioni sugli oggetti che la emettono o con cui li illuminiamo. Grazie alla spettroscopia, per sapere di cosa è fatta una stella, non abbiamo bisogno di andare a prenderne un campione.
Nel 1849 Fizeau trovò il modo di misurare la velocità della luce osservando distanze non astronomiche, ma terrestri. In particolare utilizzò due specchi distanti 8 km l'uno dall'altro e una ruota dentata. Nel 1850 Foucault perfezionò l'esperimento di Fizeau portandolo in laboratorio. Il raggio di luce passa attraverso uno specchio semiriflettente e si divide in due. Uno va allo spettatore e l'altro prosegue. Si riflette in uno specchio ruotante R, percorre la distanza H che intercorre tra R e uno specchio fisso, da cui poi torna indietro. Percorre quindi nuovamente la distanza H, torna allo specchio R che nel frattempo è ruotato di un angolo alfa, per poi tornare allo spettatore. Tempo impiegato è dato quindi dal rapporto tra la distanza percorsa tra due specchi, 2H, e la velocità della luce c. Si può quindi trovare il tempo in cui lo specchio R si sposta dell'angolo alfa, facendo il rapporto tra il prodotto dell'angolo alfa per il periodo di rotazione e 2π greco. In questo modo Foucault stimò la velocità della luce a circa 298.000 km al secondo, che non è molto distante da quella reale. James Clerk Maxwell fu un fisico scozzese. Questo formulò la sua teoria sul campo elettromagnetico dopo le scoperte di Oersted e Faraday. Secondo la teoria di Maxwell, anche nel vuoto campi elettrici variabili producono campi magnetici e viceversa. Le azioni elettromagnetiche subite da un corpo sono dunque dovute alle modificazioni nello spazio delle proprietà fisiche di una regione, il campo elettromagnetico, generato da cariche elettriche e da magneti. Questa teoria è sintetizzata dalle equazioni di Maxwell, formulate dal fisico nel 1873, che descrivono il comportamento del campo elettromagnetico e permettono di prevedere l'esistenza di onde che vi si propagano e al tempo stesso lo trasportano, dette onde elettromagnetiche, di cui fanno parte anche le onde luminose, che viaggiano nel vuoto alla velocità della luce. Le quattro equazioni di Maxwell collegano tra loro il campo elettrico e magnetico e ne descrivono le interazioni. Le prime due descrivono i campi elettrici e magnetici e concernono l'esistenza di cariche che li producono. In particolare, la prima descrive il campo elettrico generato da cariche ferme, secondo la legge di Coulomb. La seconda stabilisce che non esistono cariche magnetiche isolate, diversamente da quanto accade per le cariche elettriche, ma che il polo nord di un magnete è sempre legato a un polo sud. La terza equazione di Maxwell esprime la legge dell'induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann, secondo cui un campo magnetico variabile nel tempo produce un campo elettrico. La quarta equazione di Maxwell afferma che una qualsiasi corrente genera un campo magnetico, sia una corrente continua sia un campo elettrico variabile nel tempo. In quest'ultimo caso si introduce una quantità detta corrente di spostamento, che non viene generata da cariche elettriche in movimento, ma produce effetti magnetici paragonabili a una corrente vera e propria. Le equazioni di Maxwell per i fenomeni elettrici e magnetici si possono considerare l'equivalente delle equazioni di Newton per la meccanica, perché permettono di conoscere, almeno in via di principio, la situazione in un istante passato o futuro, conoscendo le condizioni iniziali. L'etere fu una figura della mitologia greca, personificazione dell'atmosfera superiore, purificata perché respirata soltanto dagli dei dell'Olimpo. Il filosofo greco Democrito fu il primo nella storia dell'Occidente a parlare di atomi e affermava che l'atomo si sviluppa proprio da vortici, i quali si creano nel vuoto, in questo caso specifico non dissimile dall'etere. Nel Medioevo l'etere rappresentava un concetto classico definito quale quinto elemento dopo i quattro fondamentali, ovvero fuoco, terra, aria ed acqua. Numerosi studiosi, tra i quali Cartesio, Newton, Maxwell, Hertz e Marconi, si interessarono e studiarono l'etere, riportando per lo più teorie simili. Fu il turno di Michelson e Morley. Ma il loro esperimento fallì, diventando comunque celebre nel tempo, proprio come testimonia Stephen Hawking. L'esperimento di Michelson e Morley risale al 1887, l'obiettivo era dimostrare l'esistenza dell'etere
Immaginiamo quindi che l'etere sia solidale con il Sole e che la Terra, con il suo moto di rivoluzione, si muova ad una velocità v rispetto all'etere. L'interferometro, trovandosi sulla Terra, si muove alla stessa velocità v. Un raggio luminoso viene emesso da O e viaggia verso una superficie semiriflettente collocata in P. Qui il raggio viene in parte riflesso verso lo specchio S2, in parte continua senza modificare la propria direzione verso S1. I due raggi così divisi si riflettono ciascuno su uno specchio diverso per ritornare in P, congiungersi e proseguire il cammino verso l'interferometro. Immaginando di disporre l'apparato in modo che il tratto PS1 sia parallelo alla direzione della velocità della Terra, osserviamo che la luce si muove da P a S1 con una velocità pari a C-V, secondo le regole di composizione della velocità di Galileo. Rispetto all'etere, la luce si muove a velocità c, ma poiché lo specchio S1 sta scappando verso destra a velocità v, la luce impiegherà più tempo a raggiungerlo, come se fosse più lenta. Viaggiando nel senso opposto, invece, il raggio riflesso su S1, di ritorno da P, si muove con una velocità c più v, perché questa volta P si muove incontro alla luce ed è quindi come se fosse più veloce. Calcoliamo ora il tempo che impiega il raggio di luce per andare da P a S2 e da S2 a P. Il percorso della luce in questo caso non avviene lungo una retta. L'interferometro non rimane fermo e si sposta verso destra con velocità V, per cui il raggio di luce deve percorrere un percorso lungo tragitti obliqui per ritornare in P. Il tratto diagonale di sinistra viene percorso dalla luce a velocità C nel tempo T. Nello stesso tempo lo specchio S2 si muove verso destra a velocità V. Con il teorema di Pitagora possiamo calcolare il tratto CT. Possiamo quindi ricavare il tempo. Possiamo quindi trovare il tempo totale di andata e ritorno, ovvero T2. I raggi luminosi impiegano quindi tempi diversi a percorrere ognuno il proprio tragitto e si ricongiungono in P sfasati di un tempo pari a delta T. Proprio a causa di questa differenza di tempo si creano le frange di interferenza, visibili grazie all'interferometro. Ruotando però lo strumento di 90 gradi, cambia l'intervallo di tempo delta T, il quale dovrebbe produrre uno spostamento delle frange di interferenza. Esse invece rimangono fisse, in qualunque modo si sposti l'apparato. In conclusione, non c'è modo di rilevare la velocità di movimento della Terra rispetto all'etere. La luce sembra viaggiare sempre alla stessa velocità c. Di lì a poco si arriverà alla conclusione della non esistenza dell'etere grazie alla comparsa della relatività ristretta e all'abbandono delle trasformazioni galileiane in favore delle trasformazioni di Lorentz. La soluzione fu trovata nel 1905 dal fisico tedesco Einstein in un lavoro dal titolo Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento. Egli espose una teoria, la teoria della relatività ristretta, che introducendo due postulati richiedeva la revisione dei concetti di spazio e tempo della fisica classica. Il primo postulato stabilisce la covarianza delle leggi dell'elettromagnetismo e della meccanica in tutti i sistemi di riferimento inerziali, mentre il secondo stabilisce che la velocità della luce nel vuoto è costante, indipendentemente dallo stato di moto della sorgente o dell'osservatore. Per comprendere meglio la stranezza di tale comportamento, basti pensare di essere sul ciglio della strada mentre una Ferrari sfreccia ad una velocità di 200 km/h. Pensando di essere a bordo di una macchina ad essa adiacente e di viaggiare a 120 km/h mentre la stessa Ferrari ci sta sorpassando, avremmo certamente l'impressione che sia veloce, ma non tanto quanto prima. In effetti, la Ferrari, che pur sta viaggiando ancora a 200 km/h rispetto alla strada, va a soli 80 km/h rispetto a noi. Tutto questo, facendo parte della nostra esperienza quotidiana, potrà pur sembrare banale, ma provando lo stesso esperimento con la luce, la cui velocità si attesta intorno ai 1.080 milioni di km/h, penseremo, analogamente a quanto detto sopra, che se sfrecciassimo accanto ad essa ad un'ipotetica velocità di 1.000 milioni di km/h, essa ci apparirà più lenta. Invece, contrariamente a quanto si possa pensare, quel raggio di luce continuerà a sfrecciare avanti a noi alla stessa velocità di prima, secondo il principio di costanza della velocità della luce. Max Planck è un fisico tedesco vissuto fra il 1858 e il 1947, che insegnò fisica in università prestigiose come quella di Berlino e che formulò una teoria, la teoria dei quanti, che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1918.
Secondo le leggi classiche e anche seguendo quelle moderne, per esempio la legge di Rayleigh-Jeans, l'intensità della radiazione sarebbe dovuta crescere proporzionalmente all'aumentare della frequenza fino a raggiungere le frequenze dell'ultravioletto. Invece, gli esperimenti dimostravano che l'intensità cresceva fino ad un picco per poi decrescere per frequenze più elevate. Planck risolve il problema. Ipotizza infatti che la radiazione emessa dal corpo nero non sia continua, ma emessa in quantità discrete di energia, che poi lui chiama quanti di energia. Formula questa teoria per cui un atomo può assorbire o emettere solo pacchetti di energia multipli di HF. Secondo Einstein, l'energia, o meglio la quantizzazione dell'energia, non è dovuta a un rapporto tra la radiazione e la materia, ma è la radiazione stessa che è quantizzata. Voglio parlarvi di una persona. Un ragazzo distratto tra i banchi di scuola perché troppo occupato a farsi domande a cui nessuno aveva mai pensato. Un uomo dalla mente brillante. Qualcuno che non ha mai smesso di cercare risposte, non soddisfatto da quelle che riceveva dagli altri. Sto parlando di Albert Einstein, nato il 14 marzo 1879 a Ulm, nel sud della Germania. Einstein è lo scienziato al quale associamo subito l'immagine di genio. Trovò una spiegazione all'effetto fotoelettrico, basando la sua idea sulla quantizzazione dell'energia, già introdotta da Planck, e aprì la strada alla nascita della meccanica quantistica. Ma la sua più grande scoperta, e ciò per cui è più noto, è la teoria della relatività, con cui mette in discussione concetti di spazio e tempo, allora visti come assoluti. La sua teoria della relatività si divide in teoria della relatività ristretta e teoria della relatività generale. Già così, Einstein introduce una nuova concezione di spazio-tempo che scalfisce l'idea di universo, statico e assoluto, come era in Newton, e introduce il concetto di cosmo complesso, in cui l'osservatore assume un ruolo di grande importanza. Non c'è dubbio che Einstein fosse una mente brillante, uno scienziato che non si è fermato alla fisica classica del suo tempo, ma ha continuato a indagare e a trovare risposte, stravolgendo per sempre l'idea di universo, di spazio e di tempo. Le teorie sulla natura della luce sono dunque due. Secondo Maxwell, essa è costituita da onde elettromagnetiche e ciò spiegherebbe i fenomeni di interferenza e diffrazione. Secondo Einstein, è invece formata da quanti di energia discreta, poi chiamati fotoni, e questo spiegherebbe l'interazione tra radiazione e materia, l'effetto fotoelettrico. Nel 1923, Arthur Compton compie degli esperimenti usando i raggi X, con i quali dimostra il comportamento corpuscolare della luce. Nello stesso anno, de Broglie ipotizza di estendere l'ambiguità onda-particella anche alla materia, per esempio agli elettroni. La sua teoria viene approvata da Einstein e 4 anni più tardi viene confermata dagli esperimenti di Davison e Germer, nei quali si osserva che gli elettroni sono soggetti al fenomeno della diffrazione, caratteristico delle onde.
Per questo Niels Bohr parla di principio di complementarietà, per cui le particelle, a seconda delle situazioni, manifestano un carattere di tipo ondulatorio o corpuscolare. Il comportamento delle particelle quantistiche può essere spiegato con l'esperimento mentale di Schrödinger, secondo cui un gatto viene chiuso in una scatola insieme ad un dispositivo che ha la stessa probabilità di far morire o meno l'animale. Prima che si compia l'osservazione all'interno della scatola, il gatto si trova in uno stato di sovrapposizione tra vivo e morto. Questo esperimento dimostra come la meccanica quantistica dia dei risultati paradossali se applicata ad un oggetto macroscopico come un gatto, ma la stessa cosa non avviene per le particelle subatomiche. Le particelle possono essere considerate quindi come onde o come corpuscoli, a seconda del loro comportamento e a seconda della prospettiva che noi assumiamo come osservatori del fenomeno. Ma la particella quantistica in sé non corrisponde né all'onda né al corpuscolo, in quanto queste sono entità fondamentali appartenenti ancora al mondo della fisica classica. Pertanto, la realtà fisica della particella quantistica ancora ci sfugge.